Ma abbiamo alcuni giocatori che hanno lavorato ovviamente con un lavoro differenziato all'inizio della settimana, e tipo per dire Valentini che è riuscito a essere disponibile, ovviamente non essendosi mai allenato e non partirà dall'inizio, però è importante che ha recuperato perché in quel ruolo di difensore abbiamo già il problema di Ranieri, abbiamo il problema di Brosco, quindi è stato fondamentale recuperarlo. E Brosco penso la prossima settimana, quindi Ranieri lo sappiamo, e Puccino stesso discorso, penso la prossima settimana, insomma, ricomincerà con la squadra, quindi diciamo che sono comunque soddisfatto che nonostante alcuni giocatori all'inizio di settimana non erano disponibili, abbiamo recuperato anche Trotta perché aveva saltato un paio di allenamenti, aveva lavorato differenziato perché dopo la partita, tanto che non giocava, dopo la partita di Livorno aveva accusato un po' di fastidio, però è stato importante recuperarlo, quindi faccio anche i complimenti allo staff sanitario che hanno fatto i salti mortali, insomma, per metterlo a disposizione. Ma come tutte le partite, insomma, cercando di dare il massimo, giochiamo in casa, di partire forte, veniamo da una buona vittoria, da una buona prestazione, quindi sappiamo e dobbiamo cercare di scendere in campo come del resto lo faremo per tutte le partite, cercando di ottenere il massimo. Quindi con intelligenza, capire i momenti della partita, giochiamo contro una squadra che sì, viene da una sconfitta in casa contro il Perugia, però è una squadra in salute, una squadra che vive ancora un po' l'entusiasmo della promozione, quindi come detto te non sono partiti benissimo, però hanno fatto un bel filotto di risultati importanti, ha permesso loro di uscire dai bassi fondi della classifica, quindi una squadra che dobbiamo rispettare come è giusto che sia, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita, e con intelligenza, come ho detto prima, capire i momenti della partita, quando ci sarà da attaccare alti, quando ci sarà da aspettare, insomma calarsi immediatamente in quello che poi sono le dinamiche di una gara. Ma io ho osservato e lavorato questa settimana e ho cercato e sicuramente metteremo in campo una formazione duttile, nel senso che possa ricoprire, come ho detto già in conferenza, insomma nella presentazione mia, che possa ricoprire senza fare cambi dopo 20 minuti dall'inizio della partita diversi moduli, diversi ruoli. Quindi giocheremo in 11, sicuramente giocheremo con la difesa a 4 e poi gli interpreti sapranno come muoversi o a 3 in mezzo al campo o a 2. Questa è una decisione che ci abbiamo lavorato e che in base anche a alcune situazioni tattiche della Juve Stabia possiamo variarle. È venuto con un giorno di ritardo, c'è cioè una settimana corta, è stata una settimana particolare, purtroppo non abbiamo potuto fare la settimana tipo perché giocando di venerdì abbiamo avuto un giorno in meno, poi c'era logicamente il viaggio dei ragazzi al ritorno da Livorno, quindi la domenica è stato un giorno diciamo perso e in più Eramo è arrivato da lunedì, quindi è un giocatore che si è calato subito nel ruolo, è un giocatore applicato, è un giocatore che come tutti gli altri insomma saranno utili da qua alla fine. Dirti se gioca Eramo o no è come scoprire un po', ma non lo dico per scaramanzia o per non dare vantaggi, molte volte darò anche la formazione il giorno prima perché la squadra già l'ho data. E non facciamo tattiche su questo, a volte si è data la formazione in passato e abbiamo fatto grandi partite, abbiamo vinto, a volte non si è data per tenere le cose nascoste e abbiamo perso, insomma, quindi questo conta poco. Dobbiamo capire tutti che da qui alla fine mancheranno 16 partite, qualcuno ne farà 16, chi 14, chi 15, chi 2, chi 3, quindi tutti si devono far trovare pronti e quindi sotto quell'aspetto ho visto veramente una settimana di grande applicazione da parte di tutti. Abbiamo lavorato, ripeto, abbiamo fatto 4 allenamenti, quindi sono molto soddisfatto dell'applicazione che ci hanno messo e della voglia che ci hanno messo i ragazzi di apprendere concetti nuovi, insomma. Quindi, ripeto, è stata una settimana corta, una settimana dove abbiamo cercato di dargli più concetti possibili. È normale che più ci alleneremo, più lavoreremo insieme, più verranno memorizzati. Ma prima li memorizzeremo e prima ci toglieremo soddisfazione. No, già ne ho parlato l'altra volta, insomma, c'era stata presa una decisione giusta, secondo me, della società, come è stato giusto oggi, insomma, al mio arrivo, di reintegrare in rosa un giocatore importante,
che può darci una mano, insomma, quindi non c'ho da parlare con nessuno, anche se qualche cosa l'ho detta a Nico, ma come l'ho detta a tutto il resto della squadra, così come ho parlato per reparti, così come ho parlato quasi con ogni singolo giocatore, insomma, quindi Ninkovic ha convocato, Ninkovic è un giocatore e sarà un giocatore molto utile. Nicola è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, può fare anche l'esterno di un 4-4-2, logicamente molto molto offensivo, può ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attaccante, è normale che non può fare un centrocampista di contenimento in un centrocampo a due, ma ha grandi qualità tecniche, quindi quando giocherà cercheremo di metterlo in condizioni di rendere al massimo.